Sto facendo i capelli, wow. E apri un po' la finestra perché sto toccando qua dentro. Sì, tu dopo fai i capelli, esci su. Oh, ma li facciamo, andiamo giù, andiamo fuori, che li facciamo fuori noi. Buongiorno ragazzi e bentornati, bentornati in un nuovo vlog giornaliero. Stiamo affugando. Allora, noi stiamo scendendo. Andiamo a ritirare la pagella di Vincenzo, ragazzi. Aspettate che dobbiamo la cosa. Ah, ok. Andiamo a ritirare la pagella di Vincenzo. Pure qua devi pettinare. Oh maronna, lo sterno, tu voglio. Bravo, andiamo. Guardate Jacopo invece con i capelli com'è bello. Wow, guarda, guarda qua tu. Wow. Visto come sei carina. Andiamo, dai. Ok. Andiamo fuori, dai Pio. Vieni, andiamo. Chi stanno dopo apri la finestra. Andiamo, dai. Comunque, stavo dicendo, dobbiamo andare a ritirare la pagella di Vincenzo. E se farà, insomma, se è stato bravo, gli compro il gioco Minecraft. Però dipende poi tutto come si comporta pure qua a casa. Perché se fanno gli scostumati, non ascoltano, non avranno niente. Quindi mo vediamo pure come si comportano a casa. Niente ragazzi, io non mi sono manco truccata, mi sono messa solamente il correttore, quello là sempre della Maybelline New York, e il mascara e basta. Ah no, pure un po' di terra, però veramente leggerissima, non tantissimo. E niente, vabbè, mo scendiamo. Ma io ho lasciato i capelli sciolti, però ragazzi, fa super super caldo. La scuola, andiamo. Dove? Nell'ingresso. Allora ragazzi, siamo tornati a casa. Questa è la pagella di Vincenzo. Ed è stato ammesso alla classe terza. Yeah! E ha preso tutti 7, cioè aveva 7 al primo quadrimestre ed ora è passato ad 8. E invece come religione, per esempio scienze inglese, è rimasto uguale. Anche scienze, cos'altro, la tecnologia, educazione fisica, comportamento è rimasto uguale. Tutte le altre materie è aumentato di un, insomma, di un voto, quindi da 7 è passato a 8. Mentre le altre materie, se aveva 7 è rimasto 7, se aveva 8 è rimasto 8. Comunque, a parte la pagella, io ora sto preparando il pranzo. Sto andando a fare un pochino d'olio con l'aglio. E poi in questa scolapasta qua ho messo tante verdurine tagliate. Ci ho messo carote, zucchine, piselli, peperoni e basta. E ci vado a fare il... ci vado a fare il riso. Perché Vincenzo prima, quando abbiamo parcheggiato la macchina, ha vomitato. Già da stamattina quando si è svegliato, infatti è strano, a colazione non ha neanche mangiato tutto, i ringoliati li ha lasciati. E quindi insomma gli faceva lo stomaco, ha vomitato tutto, ora vado a fare un po' di riso con le verdurine. Lo sto facendo in questa wok, ora faccio cuocere un po' le verdure a fiamma bassa, insomma senza farle soffriggere. Ci vado a mettere anche il coperchio e poi niente, le faccio cuocere un pochino e poi dopo ci butto giusto un 5 minuti. Poi dopo i 5 minuti ci vado a buttare anche il riso e le verdure, così cuociono altri 15 minuti e basta. Vabbè ragazzi, io preparo il pranzo e nel frattempo devo passare l'aspirapolvere qua in cucina e nelle camere. Neanche tanto in cucina perché ho quella là che va da sola, la Debot Ecovax, però devo passarla nelle camere e devo stendere i panni. Ed eccolo qua il nostro pranzetto, ragazzi. Guardate come è venuto buonissimo. E questo bimbo apprezza sempre. Amen. Abbiamo fatto già la preghierina. Prendi il cucchiaio in mano e mangia. Amen. Mangia adesso, mangia. L'abbiamo fatta già la preghierina, basta, mangia, su. I'm
Che dite, vi piace? Vi faccio vedere, è un po' storta, però non fa niente, ragazzi. Ogni famiglia ha la sua storia, benvenuti nella nostra. Benvenuto. Siccome è carina, l'ho messa qua, così quando qualcuno si siede si legge, ed è veramente super super bellissima. E fu una collaborazione di tanto 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 tempo fa, che io sinceramente mi ero proprio dimenticata. E che c'è, mamma? E comunque l'ho attaccata un attimo. E niente, vabbè, vado a finire di fare il vlog, ragazzi. Fammi vedere come balli. Jacopo, fai vedere come balli. Yeah, yeah. E invece Vincenzo sta di qua che sta dormendo. Quanto adoro sto coso. Grazie, amico. Grazie. Oh, corri. A Cristian gli è accaduto. Aspetta, Giuseppe, se no gli blocchi il tragitto. Si è bagnato, Pio, mi fai le pietate a mamma. Oi, ci ha bloccato già il tragitto. Che chi la guida come intelligente, su creatura. Su creatura. Guardate come lava bello. Oppla. Oppolo, bambini. Vedi il dentino? Il secondo dentino di Cristian. Stasera il topolino gli porta i soldini. Topolino. Topolone. Perché lo lavi? Perché lavi? Non ce l'ho. No. Cioè, ma fa pure un lavaggio al dentino. Ma tu devi lasciare. E che c'entra? A proposito, su Amazon devo comprare. Vendono delle scatoline proprio per metterci i dentini dentro. Se mi ricordo, qualche volta le compro. Ne devo comprare tre, però. Ci stanno proprio tutte le forme dei denti, questi qua davanti. Ma è piccolino. Cristian c'ha i dentini piccolini, invece Vincenzo c'ha i dentoni più grandi. Vediamo un attimo. Scemo. Allora lo mettiamo. Comunque, il mio amico sta lavando. Io sto finendo di pulire la cucina. Grazie a lui veramente mi sono tolta gran parte del lavoro. È andato. E quindi aspirapolvere e lavaggio a terra. Eccolo che è arrivato di qua. Aspettate, però l'unica cosa, non ci deve stare niente a terra. E poi ho alzato gli sgabelli, perché così no, si inceppa sempre sui rialzi dei sgabelli. Eccolo qua, Ho alzato solamente gli sgabelli, invece sotto al tavolo ci va un amore. E invece questi cosi qua gli danno fastidio e ci sale sempre sopra. Comunque, vabbè, mentre lui lava io finisco di pulire la cucina. Ragazzi, fa caldo caldo, stasera fa la 6 l'ultima. Ah, a proposito, volevamo uscire, non siamo più scesi, volevamo andare in villa. Perché Vincenzo ha detto anche prima che gli faceva male ancora un po' la pancia. Quindi abbiamo preferito di stare a casa, insomma, di non farlo scendere proprio, perché sarebbe brutto se poi magari vomitava per strada, insomma. Poi insomma, non si sentiva bene, non si sente bene e non siamo proprio. E non siamo proprio scesi. E nel frattempo lui pulisce qua. Grazie, amico, grazie, 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 grazie. Ragazzi, stasera ho deciso di preparare la granita. Una granita a menta. Gli occorrenti sono un martello. Perché ci vuole un martello in questo caso, da come la voglio preparare io stasera, Però non sono solo queste le tecniche. Un tagliere, perché sennò si rovina il top. Tanto ghiaccio, ghiaccio a volontà. Vincenzo, prendimi l'altra vaschetta di ghiaccio, vai. La menta, guardate. Eccola qua. Ok? Adesso vi faccio vedere tutto. Allora. Ok. Prendi un vassoio. Ma la ciotola o la ciotola? Quella di acciaio. No, no, questa per me.
C'è un piccolo esserino che niente, non se ne va, ragazzi. È rimasto a guardare tutto il tempo. Ma proprio, Jacopo, non ci stanno dei pezzi troppo grandi? Sì, vieni qua, tu, no? Vieni qua. Donna. Com'è? È buona. Bravo amore. Fatti dare un bacino come premio. Buonasera, noi siamo a letto come tutte le sere. Stasera in mezzo a noi invece di Jacopo ci abbiamo Vincenzone. Dillo un po' come ti senti. Un po' bene. Che ti fa male? La pancia. Gli fa male sta pancia. Già mi schia niente, Vince. Sì, però ammazzala, perché sennò si vede tutta la vozza. Ecco qua, vedi? Così, no, ma se tu mi metti così a casa, vedi tutto che sto qua. Ma non ti metti così, magia. Te ne faccio vedere l'ultima volta come si fa, Giuseppe sta vedendo la sai l'ultima, la sai l'ultima. Ah, comunque ragazzi, guardate il dito come è diventato. Guardate il dito come è diventato. Si è tolto praticamente tutto il rialzo di pelle che si era seccato e... E che la me la pizzica! Giuseppe, amaro! È cresciuta di nuovo la carne. Ce la fai? No. Dalla papà. Ah, sì, ho trovato questa bella posizione, mi piace. Ta 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 boom. Mi piace la scella, mi vuoi prendere? Non ti prima del nostro Vincenzo. Che sguardo, ragazzi. Guardiamo Deborah che sguardo. Deborah, fai uno sguardo. Deborah, quasi proprio brutto. Mamma mia. Oh, dai, visto. Oh, facciamo una cosa. Sguardo aggressivo. Che sei sguardo aggressivo. Giuseppe, metta dritta, vi dico. Questo è sguardo aggressivo. Aggressivo che vuol dire cattivo? Amoroso? Che ti ho fatto un po'? Socievole? Che vuol dire socievole? No, socievole. Giuseppe, leva mani. Ciao. Ragazzi, ci stiamo per salutare.
Sta finendo la serata. Sta finendo il vlog. Sta finendo il vlog. Come sta finendo il vlog? Ah, stasera Vincenzo doveva andare anche alla scena della scuola. Ma non ci è andato perché non si è sentito bene oggi. È stato un pochettino male con la pancina. Un pochettino di vomito, un po' di mal di pancia. L'ho detto già. Però adesso sta bene, guardate. Ci ridi vicino. Vicino, ci ridi vicino. Vincenzo, ragazzi, se vedete, Vincenzo è il nostro primo pisciolino. È un Pokémonellino, tutti e tutti, però. Cristian è diventato un Pokémonello. Ma il Cristian perché è geloso. Vincenzo invece è grande. Però è tutto che non mi va. No, no, poi. Di a tutti quando mi vuoi bene. Ah. Mi sono fatto rossere. Se facciamo un bacetto. Ci ho fatto questi rossi. E mamma? E chi va bene c'è stato? Tutto tu. No, è un E. E mamma, si sa. Si sa, già vince questa prima. Ehi, questa prima vince. Fa niente, oh, non dico che questo è chiuso. Oh, non butto. Va bene, ragazzi. Un bacio a tutti i bambini che ci seguono, dai. Ciao. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao. Ciao.